Nome? Luca. Annalisa. Cognome? Morara. Moiraghi. Età? 17 anni. 18 anni. Che scuola fate? Liceo classico Zucchi. Liceo classico Zucchi. Come vi siete conosciuti? Siamo conosciuti a scuola quando sono arrivato io 2 anni fa. Dalla Sardegna. Dalla Sardegna. Da quanto tempo state insieme? Facciamo il calcolo, sono 14, siamo al 23, sono 2 mesi e 14, 6 più 3, 9, 9 giorni. Avete mai litigato? A voglia. Limite, difetti e pregi dell'altro. Comincia te. Comincio io. Come sempre iniziamo dai difetti. È tipo... Quando scherza non si capisce se faccia sul serio oppure no. Arriva spesso in ritardo e poi si vuole fare una conciatura tipo Moicano con una trecciola lungo la testa. E penso che sia il difetto peggiore. Ma perché? Pregi. È molto dolce. È molto altruista ed è empatico. Va bene, vabbè, a questo punto comincio un po' con i difetti. È un po' permalosa, a volte se la prende un po', però non eccessivamente. E poi è che è talmente perfetta che ce ne aveva veramente pochi. Però a volte, ecco, si arrabbia un po', le parole non si possono dire, si arrabbia un po' in maniera eccessiva e insensata a volte, dal mio punto di vista. Però poi, ecco, se ne parla sempre, è bello risolvere. È una brava ragazza. Dopodiché i pregi, pregi sono infiniti, è incredibile. È dolce, è sensibile, che a volte può rivelarsi anche in difetto, ma è più spesso un pregio, molto più spesso un pregio. E molto comprensivo. Pizza o sushi? Siamo italiani, pizza forever. Penso stesso modo. Chi è più geloso della coppia? Lei. Io. Ecco, è un difetto. Colore preferito e animale preferito? Colore preferito per me è il blu. Il blu scuro, quello del cielo di notte. E l'animale preferito è il leopardo. Colore preferito? Non ne ho uno in particolare, dipende dai periodi. Però credo che sia il giallo, perché mi mette molta gioia. L'animale preferito credo sia lo scoiattolo, perché mi piacciono e perché sanno anche volare alcuni. Sono i più bravi, i bambini delle elementari o i ragazzi delle medie? I bambini delle elementari. Tutta la vita, i bambini delle elementari per forza. Cos'è per voi questo oratorio? Cos'è per voi questo oratorio? Per me è una sfida. Per me questo oratorio è l'inizio di un percorso nuovo. Sì, una sfida, una cosa che però sono sicuro di poter affrontare e potermi divertire facendo divertire altre persone. Datevi un abbraccio per concludere questa intervista. Bene.